quando ho iniziato a fare questo sport ho iniziato ad apprezzare il mio corpo. Il CrossFit è un metodo di allenamento. Ti deve preparare a qualsiasi tipo di sfida che ti si possa presentare. È uno sport che racchiude movimenti che vengono da diverse discipline. Troviamo movimenti che vengono dalla ginnastica, movimenti che vengono dal sollevamento pesi e poi utilizza la corsa come tipologia di allenamento oppure l'utilizzo del vogatore, quindi diciamo ci si affaccia anche ad uno a sport più di endurance. È lo sport scalabile per eccellenza. La differenza è che negli altri sport, essendo molto appunto specializzati, non puoi avere un pubblico così ampio, una fetta così ampia della popolazione non riesce a fare, ad esempio ginnastica non può farla chiunque. Qua invece, essendo scalabile, tutti possono pian piano intraprendere il CrossFit e vedere dei miglioramenti. Secondo me non è uno sport da uomo, nel senso che sì, ci sono dei movimenti che magari possono essere più ricondotti agli uomini solo semplicemente perché si utilizza il bilanciere, ma questo non vuol dire. L'obiettivo del CrossFit è appunto ampliare la tua zona di fitness. È una sfida con se stessi quotidiana, perché prima cosa ci sono tanti movimenti da imparare e da migliorare continuamente, quindi non si è mai arrivati. Una volta che si impara un movimento c'è sempre modo di perfezionarlo. Poi invece ci si arriva e si va sempre oltre a quello che pensavi potesse essere possibile. Il CrossFit è un'attività divertente, dove le persone possono conoscersi, lavorare insieme, confrontarsi. Ed è un'attività che comunque dà dei risultati fisici. Perché poi inizi a vedere il tuo corpo non in funzione di come appare, ma di quello che può fare. Cioè, se la spalla è un po' più grossa o il quadricipite un po' più pronunciato ti serve per sollevare più chili, fare più handstand push-up, quant'altro, ben venga. Il CrossFit è uno sport che porta a dare il meglio di te. Quando viaggio penso a tante cose, a cose belle, a cose negative che ho vissuto e le affronto in un modo diverso, non lo so, è come se fossi su un altro pianeta. Volevo riunire tutte le ragazze con la passione per la moto e così è nato MissBiker, una community che è diventata la più grande community italiana di donne motocicliste e la seconda in Europa per numero. Io da 26 anni che sono sulle due ruote. Ho cominciato a 14 anni col Vespino, col 50 Special, poi ho cominciato a elaborarlo. A un certo punto la Vespa mi faceva i 130 all'ora, ho detto meglio passare alla moto. Una passione che ho avuto fin da piccola, che però per varie vicissitudini non ho mai potuto realizzare. Il giorno che ho scoperto di essere ammalata di cancro, la prima cosa che ho pensato e ho detto è stata adesso mi compro la moto e che nessuno mi rompa le scatole. E questa cosa mi ha aiutato ad affrontare la malattia e ad uscirne. Quando cominci ad andare in moto hai l'opportunità di conoscere altre motocicliste, quindi da inesperta tu osservi un po' come sono attrezzate le altre e poi capisci cosa a te serve. Io volevo prendere già la patente della moto a 18 anni, ma avevo mia madre che non era d'accordo e per assecondare mia madre e non darle pensiero ho lasciato andare. A 39 anni, quando ho preso la patente, mia madre era sempre contraria. Però io sono andata avanti e ho detto no, ormai non devo dare retta a nessuno. Ho imparato che se aspetti qualcun altro per fare una cosa, non fai mai nulla. Allora, la moto io è una passione che ho avuto fin da quando avevo 14 anni, però siccome sei donna e io avendo 40 anni, nell'età che io ero adolescente, la moto per la donna non andava bene. Quindi ho comprato la mia prima moto a 33 anni. Io ho avuto una delusione d'amore e ho deciso di comprare la moto. Per una volta tanto un dolore così grande è diventato un lavoro, perché adesso è il mio lavoro. Come ogni cosa ti deve chiamare. Ero andata a provare un'altra motocicletta, l'ho provata su strada, ma poi c'era questa messa lì pronta per essere acquistata e l'occhio mi è andato subito qua.
la devi provare la moto, perché è come un vestito che ti calza addosso. Le Amazzoni avevano il cavallo, la moto per noi è l'estensione, quindi deve rappresentarci, deve essere parte di noi. Ti dirò, quando ero insieme al mio ex marito è una cosa che gli ho sempre detto di fare lui, intanto fai te la patente così dopo io faccio la zavorra. E non si sa mai che la faccio anch'io, lui non si è mai dedicato a questo, quindi quando mi sono separata l'ho fatta io. Donne motocicliste per fortuna ce ne sono sempre di più. Tanti dicono non è una moto da donna. È capitato spesso che magari qualcuno mi ha visto scendere la moto e fa: ma è la tua? Tutte le moto per me sono uguali. L'importante è avere passione. Perché tutti possono fare tutto. La passione ti porta a fare qualsiasi cosa. Non credo che ci siano tante differenze tra maschio e femmina, è solo una questione di indole e di voglia di libertà e di voglia di essere se stessi. Quindi la libertà è uguale per uomo o per donna. Fa sentire libera, mi dà una scarica di adrenalina e mi diverte. Io tante volte mi faccio i viaggi da sola, vado in cerca di posti nuovi, di passi nuovi, di strade nuove, la moto per me è passione. Beh, il mio primo approccio al jiu-jitsu è stato all'inizio di puro terrore. Il primo giorno ho pensato: oddio, arriverò lì sul tatami, cosa faranno? Forse mi ammazzeranno, mi riempiranno di botte. Sicuramente morirò schiacciata sotto il peso di qualche bestione. Insegno jiu-jitsu ed ho un corso solo femminile. Ed è un'esperienza fantastica che mi sta facendo crescere sia come insegnante che come atleta. È un ambiente molto molto bello il jiu-jitsu, tant'è che io e Margherita siamo diventate amiche da una competizione, ci siamo scontrate in gara e poi è nato questo bellissimo rapporto che è adesso la nostra amicizia e il progetto che stiamo portando avanti. Portiamo avanti questo progetto proprio per dare alle donne la possibilità di creare un loro spazio e di rapportarsi, di lottare tra donne, quindi con il peso femminile addosso e non i pesi maschili. È un gioco completamente diverso. È un'arte marziale che principalmente nasce in Giappone e si è sviluppato poi in Brasile. Dove poi viene a prendere il nome di Jiu-Jitsu brasiliano. È un'arte marziale, uno sport da combattimento. Parte da in piedi, quindi tipo il judo, per poi continuare la lotta a terra con sottomissioni, le verticolari, strangolamenti oppure prese di posizione. Il Jiu-Jitsu è per tutti. Oltre ad essere uno sport agonistico, lo si può applicare anche in una situazione di difesa personale. Il mio percorso nel jiu-jitsu sta andando proprio alla grande. Proprio settimana scorsa ci sono stati i campionati nazionali e ho fatto oro, quindi sono felicissima. Sì, non posso lamentarmi perché effettivamente tutte le mie prime gare, ho iniziato ottobre dell'anno scorso, sono andate molto bene. Ed è anche quello uno stimolo pazzesco nel volersi migliorare, mettere in gioco e continuare questo percorso. Principalmente ho preso molta più fiducia in me stessa e consapevolezza anche di ciò che riesco a fare. Ad affrontare quella che è la paura di lottare contro chiunque, ma anche contro in generale le difficoltà. Impari ad approcciarti anche con dei corpi maschili, che magari quotidianamente non abbiamo questo tipo di approccio, e non aver paura a gestire il peso, ma soprattutto quello che a me è cambiato tanto è riuscire a gestire la testa e nello stesso tempo il tuo respiro. Quindi rimanere calmi in una situazione di stress.